Eccoci ragazzi, bentornati alla nostra carriera. Dopo lo scorso episodio siamo ancora in vetta, anche se a pari merito col Benfica. Una gara in più da recuperare che avremo subito con il Braga, che ci potrebbe riportare a più 3. E un calendario che ci vedrà sfociare nei mesi di aprile con le gare di Europa League con il Marsiglia, andata e ritorno, sorteggi fino ad ora buoni dell'Europa League, che quindi ci possono anche proiettare ipoteticamente a un ulteriore passaggio del turno, anche se non avevamo come obiettivo primario l'Europa League, di certo non di vincerla, magari di fare delle belle prestazioni. Invece pensavamo di fare meno bene in campionato e siamo primi, quindi un pochino più di attenzione al campionato, perché vincere in Portogallo è molto difficile, specie se lo fai con una squadra che non è lo Sporting, il Benfica o il Porto, e lì sarebbe già fare la storia e dare un bel trofeo a questo nostro percorso, che non sta durando neanche da così tanto, perché poi siamo alla seconda stagione. E poi avremo a maggio la partita col Benfica, che probabilmente deciderà il campionato, ultime due gare, che a quel punto magari potremo anche simulare. Non mancano, come vedete, troppe partite, però se andiamo avanti in Europa League se ne aggiungono altre due, e quindi potremmo allungare un pochino. Vediamo, non so se finiamo tutto già oggi, ma insomma tra oggi e la prossima volta finiamo. Andiamo a fare la conferenza stampa e poi ci tuffiamo in campo. Io ho già fatto la formazione, ho messo la squadra più riposata, ma cercando di non cambiare troppi giocatori, visto che il Braga è un osso duro da affrontare. La giochiamo, direi, così scaldiamo un po' le mani. Se poi le prossime le vogliamo simulare, possiamo sempre farlo. Occhio, il tiro 1-0 per il Braga, gol di Horta, che tra l'altro abbiamo nel mirino, vogliamo comprarlo al prossimo mercato. Un motivo in più per farlo adesso, dopo questo gol subito. Stiamo attenti, stavamo giocando bene, però la prima occasione non abbiamo coperto troppo bene. 1-0 per loro. Presiado, ragazzi, va recuperata sta partita. Il tiro, gol subito. Elis, 1-1. Funziona sempre tantissimo il passaggio teso in mezzo. È stato molto bravo Presiado, proprio alla quadrado, a infilarsi in area di rigore. Poi Elis segna sempre, ne esce veramente alla grande. Attenzione, mamma mia. Due tiri, due gol. Questo campionato non sa da fare, eh. È evidente. Poi vabbè, forte il Braga, però qua avevo fatto il contrasto, la palla rimane lì, arriva Ruiz, va bene. Dai. Batshuayi, due pari. Forza ragazzi, bravo anche Batshuayi. L'unico giocatore fatto bene di faccia che però in gioco non è devastante. Bravo Fernandes, ottimo assist. Io qua l'avevo fatto piazzato col destro. Ha voluto tirare così, vabbè, l'importante è che segni. Fernandes, il destro a giro, attenzione, Nuno Santos. Para Mateus, ora la partita si infiamma. Fernandes, Elis, Elis, Elis. Secondo me ce la fai da lì. Elis! La panterita. Fenomeno. 3-2 nel primo tempo. Una gara folle. Adesso contropiede. Presiado. Tutto lungo sul secondo. E chiude il Braga. Qua arriva il gol, ragazzi. No! Leo Jardim, che grande. Magari l'anno scorso più decisivo, perché subivamo di più e si notavano di più le sue parate. Però anche quest'anno strepitoso. Adesso attenzione. Il tiro mezza e ovviamente diventa un assistone per Luther. Tre pari al 92esimo a tempo scaduto. E allora non è una vittoria, è un pareggio con relativo fischio finale adesso. E andiamo solo a più uno dal Benfica. Caccia quel pippone di Batshuayi. Guarda, potessi metterlo già in vendita lo farei, ma non posso. Lo metterò all'inizio del mercato. Contro il Madeira. Farei una simulazione lenta. Qua, ragazzi, non è persa, va bene? Facciamo così, non vinciamo più lo scudetto, mi sono rotto le palle. Prima, alla fine, ci han fatto soffrire, stavamo vincendo, rimontati, è andata male. Qua 1-1 Fernandez. Però adesso, primo inizia la simulata, subisci gol. Che due palle. 2-1 per loro. Non lo so perché, non so che cosa abbiamo fatto di male. Oh, là! 2-2 Elis, vai a prendere sta palla, dai, vi prego. Fischio finale, 2-2. È andata via così, ragazzi, non si può fare niente. Proviamo la terza stagione, adesso simuliamo e basta, se no ci arrabbiamo. Tanto giocare, simulare,
non cambia nulla. Comunque, resoconto per Thiago Dantas, 70, è un po' poco. Ne ho visto però un altro qua, Giuffrey. Nome è molto simile a Jeffery, però se è forte lo giustifico. Adesso, quarti di finale Europa League. Questa sarà una bella emozione da vivere. Magari simuliamo l'andata e poi proviamo a giocarci il ritorno. 2-1. Ok, simulando finisce 2-1 per il Marsiglia. Però col gol fuori casa. Quindi poco male, si può sicuramente recuperare in casa nostra. Simulare sia andata che ritorno non mi va, perché comunque alla fine è sempre una coppa, quindi ti dispiace uscire, no? E darla per persa. Il Benfica ci ha superati, è vero che c'è ancora lo scontro diretto, però. E proviamo a simulare dal calendario. Dite che è meglio? Vinta 2-1. Sì, ma così non vediamo chi segna, però è brutto. Comunque, vabbè, simulando dal calendario abbiamo vinto. Però secondo me è al limite dell'accettabilità, perché veramente non vedi nulla. Non vedi neanche i marcatori. Poi ti ritrovi a fine anno che dici, boh, ma effettivamente grazie a chi abbiamo vinto. Quindi siamo a meno 1. Però fino a che siamo a meno 2, meno 3, c'è lo scontro diretto, no? Siccome non abbiamo voglia di giocarle tutte, ma le simuliamo, se siamo comunque a meno 2, meno 3, quella lì in particolare la giochiamo e possiamo ancora ribaltarla. Comunque, vabbè, iniziamo a ribaltare l'Europa League col Marsiglia. Elis, Antist, che metterei titolare comunque al posto di Batshuayi, ti arrabbierai, cazzi tuoi. Fernandez è ancora stanco, il perché sinceramente mi è ignoto. Sì, le maglie vanno bene così. Hanno Strootman, Kor, Zagadou, mandando... No, squadra fortissima. Già simulando aver perso 2-1 è ottimo, perché basta un 1-0, basta 2-1 per noi, andiamo ai supplementari, insomma è fattibile. Loro hanno una rosa che è strepitosa. Mi piacerebbe molto fare un campionato, una carriera in Francia, mai fatta. Magari ci toglieremo questo sfizio l'anno prossimo. Loro sono belli tosti, pressano, sono molto fisici. Buta il cross. Elis, la panterita. Che vedrei tra l'altro molto bene al Marsiglia come una sorta di futuro nuovo Drogba, che aveva iniziato al Marsiglia la sua carriera prima di andare al Chelsea. E infatti sbloccherò il mercato, perché è veramente troppo forte per il Boavista per fare un'altra stagione qui. Anche se non sarebbe del tutto irrealistico tenerlo, in quanto esistono squadre che hanno il loro bomber, il loro diamante, che rimane però sempre in squadra ed è capitano, un po' come abbiamo fatto con lui quest'anno. Elis, buta, vai, vai Antist, Antist 2-0, Antist, il talentino francese contro il Marsiglia, è 2-0, è vero che se la stiamo giocando un po' in scioltezza sta carriera, però è un peccato buttar via sto 2-0 che è preziosissimo. Palla dentro, De Menzies, vai. No, Zagadou, disumano. Qua deve andare Grenier, che però è lento, è lento, è lento, è lento. Cerca il fallo tattico. Chiude Santos, cambio di Grenier, non è possibile. Adesso mi servono giocatori che rubano palla di più, quindi dentro Vieira. Brutta, la vedo brutta. Costa! Fiducia ripagata per Costa, bravo. Io lo so che segnerà Albi. Tiro miracolo di Mandanda. Ma perché ha fatto quella finta? Ormai è finita la partita, ragazzi. Fischio finale. 2-0. Esplode di gioia il pubblico di casa. Il Boavista, dopo un sacco d'anni che mancava in Europa League, riesce a vincere 2-0 col Marsiglia e va avanti. E arriva in semifinale di Europa League. Notate però, rispetto al campionato, Però finché affrontiamo le partite così, saremo con l'Inter, ragazzi. Adesso non potevamo aspettarci un'avversaria facile. Ci hanno graziato quasi sempre, però quando arrivi in semifinale o una o l'altra, le altre sono Tottenham e Arsenal. Noi saremo contro l'Inter. Interessante questa partita. Con lo Sporting Lisbona, che facciamo? Vabbè, ragazzi, niente, cresciata la partita. Allora simuliamo e poi vediamo se entrare. Facciamo finta che non abbiamo mai giocato la partita e che decidiamo di simularla. In realtà, secondo me era carino vincerla giocando questa gara. 1-0. Cagiusto. Dai ragazzi, dai. Dai! Batshuayi 2-0. Mamma mia, con lo Sporting Lisbona. Grandi. Il problema è che se andiamo al risultato non mi rimangono con la forma al minimo i giocatori. Che c'è pure questo bug qua. E poi 3-0. Leo Fernandez. Bravi, bravi. Va bene ragazzi, simulando 3-0. Stavamo vincendo 1-0, poi è crashato il gioco, quindi... per fortuna simulando ci hanno ridato quello che era nostro. Il Benfica non perderà mai più.
quindi restiamo a meno 1. Qua arriva Leonardo Castro. È vero che siamo in clima estivo, è vero tutto, ma non mi è mai capitato di trovare un giovane che valesse più di 3 milioni, quindi assurdo Leonardo Castro. 3 milioni e 2, 80-94 di potenziale, ingaggia subito. 67, quasi 68, 5 stelle mossa abilità. Ma questo è un fenomeno. Con la Farenza io farei sempre... Possiamo fare simulazione veloce? 1-0 vinta. Mamma mia, però che rischio simularle dal calendario, ragazzi. Si vede proprio che non sono abituato a fare le carriere veloci e simulando. E ora Boavista Belenenses, simuliamo anche questa. Siamo in fiducia. Siamo in grinta. Cambierei però il meno possibile i giocatori. Cioè, adesso mi spiace per i giovincelli, ma devono giocare solo i migliori perché ho una paura di non farcela che è altissima. Simuliamo anche questa. 2-2. Ah! Va bene, dai, fa niente. Dove siamo in campionato? Tanto andava vinta comunque quella col Benfica. Ragazzi, anche il Benfica pareggia. Però il Porto vince. Porto a meno 1, Benfica a meno 1. Ok. Vabbè, ragazzi. L'ho dovuto fare perché altrimenti ci ritroviamo a fine luglio a giocarle tutte come se fosse qualsiasi altra nostra carriera degli ultimi anni. E però così non ci arriviamo più in fondo, cioè così non vediamo più niente. L'idea era di fare una carriera lampo. Siamo già qua dopo un mese e mezzo che abbiamo fatto neanche 2 stagioni. Quindi devo proprio andare contro la mia natura e simulare veloce piuttosto dire ok, ho perso simulando, fa niente, vorrà dire che sarà l'anno prossimo. Però dobbiamo andare veloce perché sennò non vediamo effettivamente dei progressi, no? Godiamoci adesso la gara con l'Inter, che secondo me, conoscendo sto gioco, potrebbe anche andare bene. Benzema Malen, che però tutto sommato rispetto a Lautaro Lukaku, buono. Hanno Hazard Hakimi, Barella Nainggolan Brozovic, Varane Skriniar Piqué Capitano Handanovic. Bella squadra che sono costruiti. Benzema con la maglia nei pantaloni, però non si può vedere. Antist. Sembra che su ogni pallone arrivino prima loro, sia come velocità che come fisicità, ma Scooter Butta è una piacevole eccezione. Il cross, Piqué chiude. Leo Fernandez. Allora ragazzi, Skriniar su Leo Fernandez, voi capite che stiamo un po' rischiando, di non vederlo proprio in campo, Leo. Attenzione, gol, Merino. 1-0 per l'Inter. E vabbè ragazzi, abbiamo provato a reggere, ma siamo di fronte a una squadra ora che ci supera in tutto. Mai dire mai. Proviamo a fare un gol. Proviamo a tenere un pareggio. Però questo gol per il momento mette l'Inter avanti. Elis, attenzione. Elis, tu puoi. Tu puoi. Elis, Elis. Chiude il difensore. Ancora noi però. Dietro. Ragazzi, non molliamo ora. Possiamo beffarli. Leo. Elis. Mamma mia, ragazzi, butta. Ti prego, segna tu. Butta, 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 butta. Sì, ragazzi, è un Inter non solo che è rimasta come l'anno scorso per noi, ma che si è pure rinforzata. Cioè, ha tenuto Lukaku, ha preso Benzema, ha preso Thorgan Hazard, ha preso Merino. Leo! Batshuayi! Fernandes! No! Miracolo del portiere! 0-1. Ovviamente felici tifosi dell'Internazionale che potranno tornare a San Siro e difendere questo 1-0. Hanno fatto un solo tiro in porta, eh. Io farei così, ragazzi, anche per una questione di realismo. Simulerei il ritorno. E quindi, se volete, facciamo adesso il Benfica, simuliamo poi con l'Inter e possiamo già finire oggi. Tanto qua abbiamo Miguel Reis, che è vero che è solo 58, ma ha un potenziale stratosferico ed è molto giovane, 15 anni. Avevo visto male, ragazzi. È palesemente un difensore. È come Santos. Sì, uguale a Santos, è vero. Capino dice che il prossimo incontro è fondamentale. Ah, sì. Dobbiamo vincere, sennò il Porto ci supera. Che campionato assurdo. Giocano con Otamendi terzino sinistro ed è lì che dobbiamo puntare. Ed è lì che dobbiamo puntare. Gioca partita. Primeira Liga. Terz'ultima giornata di campionato. Con il Porto che con una gara in più è andato primo. Si sfidano Benfica e Boavista. Chi perde è fuori dalla corsa per la vittoria del campionato. Chi vince può addirittura tornare primo e avere la strada spianata per la vittoria finale. Quindi gara decisiva della stagione con Elis capocannoniere. Aspettiamo il suo 20° gol, speriamo lo faccia oggi contro questo grande avversario. Dai, Antist, Antist, stop e tiro a incrociare. Gol! Antist! Le petit diable del nostro Boavista.
il talento francese porta avanti la squadra a scacchi. Siamo 1-0 fuori casa contro il Benfica. Grande ripartenza di Nuno Santos. Leo Fernandes, 2-0 con il Benfica. Dopo che ci hanno fatto sudare tutti questi mesi, temevamo fossero tornati primi, devono difendere il titolo dell'anno scorso, ma per il momento in casa loro sono sotto 2-0. Mamma mia ragazzi, è tutto buggato dentro. Elis chiuso, Leo dentro, tiro, 3-0 Elis. Mamma mia, la panterita. E iniziano i fischi dei tifosi del Benfica, che non si aspettavano un crollo della propria squadra così evidente. Secondo me loro sono andati in blackout dopo l'1-0. Quando hanno visto che al nono minuto era già 2-0, hanno proprio mollato, perché vedete che non c'è in campo il Benfica, non è il Benfica che abbiamo visto l'anno scorso e anche quello che abbiamo visto quest'anno, che aveva tentato e effettuato una rimonta su di noi. Sì, diciamo che il Benfica, per carità, se è arrivato primo e anche quest'anno ha giocato così bene, merito del suo gran portiere, del suo 4-0 Paulinho. Credo che Vertonghen, Otamendi in difesa siano stati un grosso problema per il Benfica. Weigl centrale, sì. Cazzo. 5-0. E lì, ho detto che questo gioco non ha senso da una parte e dall'altra, cioè perché adesso farci ritornare in positivo facendoci vincere 5-0 col Benfica? Vabbè, occhio, contropiede, 6-0 Fofana, 6-0 Fofana, 6-1 Everton firma il gol della bandiera, pazzesco, un risultato che passa alla storia. 1-6 e nello stadio del Benfica vince il Boavista 1-6. Con l'Inter abbiamo deciso di simulare per non complicare troppo una carriera che, se dovesse vedere la vittoria del Boavista in Europa League già la seconda stagione, ci porterebbe ad abbandonare la carriera subito. Preferiamo provare a vincere la Primera Liga, che è la vera impresa di quest'anno, perché poi vincere l'Europa League sotto certi punti di vista è anche più facile per la difficoltà e per i glitch che ci sono nel gioco. Quindi puntiamo al campionato, che sarebbe storia, e poi nella terza stagione andremo in Champions League, vedremo se rimarremo in Champions League, magari arriviamo terzi nel girone, arriviamo in Europa League e lì ha più senso vincerla. Andiamo a vedere la classifica. Primi a più 1 dal Porto e a più 4 dal Benfica, a meno 2 giornate dalla fine, se non sbaglio, perché anche la volta scorsa mi ero confuso. Meno 2 giornate dalla fine. Le maglie della nuova stagione a questo punto le vedremo quando ci sarà la nuova stagione. Cioè finisco e poi dopo la prossima volta faccio vedere le maglie e avviamo il mercato. Inter Boavista, simulazione veloce, 0-0. Con 0 tiri però. Passa l'Inter. Non importa ragazzi, non importa. Finale sarà Inter-Tottenham e lasciamo al gioco decidere chi sarà a vincere l'Europa League, con il Tottenham che batte l'Arsenal ma solo grazie ai gol di trasferta. Usciamo a testa alta con le riserve 0-0 a San Siro. Sappiamo in cuor nostro che se avessimo voluto avremmo potuto anche provare a ribaltarla e arrivare in finale, ma dedichiamoci quest'anno a questo. Costa sembra aver concluso la sua crescita però. Io lo tengo comunque in panchina, però so che devo allora far giocare di più Alessandro De Oliveira rispetto ad Alessandro Costa. Simula lenta, dai. Molta paura comunque della simulazione, però almeno se dovessimo andare sotto entriamo. Però vedo la squadra giocare meglio. Sì! Vinagre a un passo da uno scudetto storico. Se posso esprimere un desiderio è vincere questa, poi simulare l'altra, entrare verso la fine a vedere i festeggiamenti. O me li scammano come col come con il Blackpool. Perché se non mi fanno vedere neanche stavolta la premiazione come col Blackpool, cioè passo veramente a eFootball. Che noce! Gol 2-0! Leo Fernandes! Si narra che il gol di Fernandes contro il Tordera abbia detto alle telecamere: Kunichi, se c'è lo stesso menu di quest'anno... 3-0 Elis. Calcio d'angolo, ormai siamo 3-0. Non ho fatto neanche i cambi, ma che cambi devo fare quando poi arriva anche il 4-0 di Elis? Sembra che questo finale di stagione ce lo stiano facendo fare.
dopo averci fatto soffrire tanto con la ripresa del Benfica, del Braga, del Porto. Porto batte 3-1 il Benfica, c'era lo scontro tra queste due squadre, poteva già finire adesso. Invece a più uno dal Porto ci giochiamo l'ultima. Facciamo la simulata lenta col Moreirense, se qualcosa dovesse andare storto entriamo, se no entriamo alla fine per i festeggiamenti, ma non diciamolo troppo forte. Io comunque i festeggiamenti mi piacerebbe farli con la maglia questa qua, se possibile. Perché va bene la maglia arancione, però comunque voglio che rimanga iconica la prima maglietta. Butta Leo Fernandes, 0-1. Vorrei vederlo esultare in questo momento in campo. Mamma mia! Elis 2-0, ma con che tiki-taka! Boa vista! Boa vista! Boa vista! Abbiamo costruito veramente una cosa bella da seguire, bella da guardare. Poi molte partite di fatto non le giochiamo, però anche quelle che abbiamo giocato, che quest'anno non sono state poche, hanno fatto vedere dei grandi giocatori. Se l'anno scorso mi avessero detto, tu l'anno prossimo avrai fatto una difesa che è 3-0 Antist, tutti i protagonisti della stagione stanno segnando. No, dicevo, se mi avessero detto nella prima stagione, l'anno prossimo giochi con Buta, Danzo, Santos, Vinagre, avrei detto dai, non è vero. Perché me li ero proprio segnati, no? Buta e Vinagre come terzini portoghesi. Poi Danzo non me l'ero segnato, ma adesso che lo uso sono innamoratissimo di lui. Leo Jardim l'abbiamo ricomprato, lo adoriamo. E il centrocampo è cresciuto grazie a Vieira. Probabilmente al posto di Paulinho arriverà qualcuno di più forte l'anno prossimo. Fernandez ha sostituito Kunimoto talmente bene da non farcelo rimpiangere. E Antisto ormai è titolare fisso con Elis in un duo che è davvero una meraviglia. Ed entriamo in campo, vai, Leo. Secondo me puoi provare anche tu. Leo Parapasinato. Fischio finale. Boa vista. Attenzione ai giocatori che entrano in campo. Oh, finalmente vedo una bella esultanza. Ho visto la panchina entrare in campo. Non ci credono i giocatori del Boa vista. Vincono dopo più di 20 anni di nuovo la Liga Portoghese, battendo Sporting, Porto, Benfica, Braga con un big match con il Benfica vinto 6-1 e si sente cantare campione scampione. It's coming Porto, it's coming Porto. E tra l'altro per l'occasione ce l'hanno fatta tutta nera la coppa. Bellissima ragazzi, incredibile. Pensavo fosse argentata, ma non importa. Non possiamo pretendere troppo da questo giochino arcade. E quindi alzala questa coppa, Albert, alzala. È ancora più bella così. Campioni di Portogallo, il Boa Vista. Alla seconda stagione abbiamo ottenuto un premio così importante che sancisce, insomma, il lavoro fatto correttamente. Sancisce la nostra scommessa vinta quando abbiamo scelto di allenare questa squadra. E adesso abbiamo davanti a noi ancora la terza stagione per provare a consolidare Buonasera a tutti, definitivamente campioni lì. questo progetto. Però ragazzi, vi dico, per essere un progetto iniziato a giugno con poche pretese, simulando tanto, perché ormai sono diventato portoghese, simulando tanto, in realtà ci stiamo affezionando comunque alla squadra, siamo felici del percorso, i giocatori sono tutti azzeccati, ci siamo impegnati a sceglierli uno a uno e quindi questa carriera non perde nulla rispetto a quelle precedenti, anche se appunto ci sono meno partite da vedere. Comunque qua fai giocare almeno 30% delle partite della stagione successiva da almeno un giocatore del vivaio. Ce l'abbiamo fatta ora. Poi ottieni una serie di 10 partite segnando almeno un gol, 22. Finanze completate al 100%. Successo in patria, termina in alta classifica, primi. Successo continentale, raggiunge la fase eliminazione diretta, semifinale. Una stagione da 99 di valutazione. Direi seconda stagione perfetta, non c'è una sbavatura. Primi a più 3 dal Porto, il Benfica alla fine crolla addirittura a quarto posto dietro al Braga. E dopo una stagione così perfetta, difficile dire
cosa possiamo migliorare. Però non abbiamo vinto ancora l'Europa League e magari potrebbe essere l'obiettivo dell'anno prossimo fare bene in Champions, se dovessimo invece fare meno bene in Champions, giocarci l'Europa League e provare a vincere la tassa portoghese, che quest'anno non l'abbiamo potuta giocare perché non c'era. Comunque, Elis capocannoniere, 24 gol in 34 partite, assist, il primo è Fernandez, il che è clamoroso perché è arrivato da gennaio, il secondo Elis e c'è anche Nuno Santos nella classifica. Reti inviolate, abbiamo Jardim al quarto posto e adesso ci saranno sirene di mercato, però le vedremo la prossima volta. Allora, prossima volta cosa facciamo? Intanto consenti offerte a Elis, perché questo è il realismo inevitabile. Poi la prossima volta faremo i piani di crescita, mentre già ora guardiamo le statistiche. Allora, reti, Elis 50 presenze, 30 reti, 9 assist, giocatore clamoroso. Batshuayi 13 reti, 5 assist. Leo Fernandez in metà delle partite solo 20, ha fatto 11 gol, 13 assist, media voto 7,9, 79 di totale, è salito pure di 2. Grande colpo Leo Fernandez. Poi Yanis Antist, 19 anni, con 11 gol e 6 assist, grande Yanis. Paulinho, 6 gol, 8 assist. De Menzies, 4 gol, 3 assist. Albiar, Serrano, Fofana, Vinagre, Nuno Santos 9 assist, anche se ha fatto solo 2 gol. Cajuste 8 assist di Buta, non vanno dimenticati perché sono tutti cross effettuati come terzino. Poi abbiamo Santos, Vieira, Mezza, Preciado ha fatto un gol, un assist. Comunque Lopez ha fatto 3 assist, Grenier 4. Tantissimi gol sono arrivati da passaggi dei compagni, da tiki-taka, da cross. La squadra dimostra con tutti questi assist che gioca coralmente ed è per questo che abbiamo vinto. E gioca coralmente pure quando simuliamo, quindi abbiamo proprio impostato bene anche le tattiche. Non c'è nulla da dire, ragazzi, nulla da dire. Campioni con merito e con una squadra che si proietta al prossimo anno veramente come una delle favorite del campionato portoghese e anche in Europa, secondo me possiamo fare molto molto bene.